Ciao! Prima di passare alla realizzazione della ricetta, vorrei fare alcune precisazioni. Numero 1. Per creare questa stella ho utilizzato la pasta brisè con lo yogurt, di cui ti lascerò il link qui nelle schede. Ma se tu vuoi utilizzare la pasta sfoglia fatta in casa sempre, oppure la pasta brisè normale. E di entrambe ti lascerò sempre il link diretto, sempre nelle schede. Oppure potrai comprarla, però naturalmente te lo sconsiglio perché è fatta in casa, è più buona, è più genuina, con meno conservanti naturalmente, senza olio di palma e poi si prepara in un attimo, quindi con pochi e semplici ingredienti. Solitamente sono farina, olio, e acqua e sale, e se si vuole un pizzico di lievito, quindi niente di che. Come ripieno ho utilizzato il condimento al salmone per la pasta, di cui ti lascerò il link qui in alto nelle schede, ma tu naturalmente puoi farcirla come vuoi, come ad esempio con gli spinaci, la ricotta, il prosciutto cotto, eccetera. Precisazione numero 3. Durante la registrazione del video purtroppo c'è stato un piccolo intoppo. Infatti sopra la cappa si è creato del vapore. Ho provato ad asciugarlo, però non pensandoci che potevo aspirarlo con la cappa, praticamente ha fatto sì che una parte del video si vedesse sfocato. Quindi scusami, è quello che posso consigliarti. E dopo aver tagliato le strisce, di attorcigliarne due alla volta, dopodiché di sovrapporle una con l'altra. In questo modo creerai le punte della stella. Questa stella credo che sia una ricetta facile e veloce, da preparare appunto come antipasto per i tuoi buffet di Natale o come secondo. Vedrai che con poco farai un figurone. Parola di Irex. Se questo video ti piacerà, ti invito a regalarmi un like ed iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Passiamo ora alla realizzazione della ricetta. Stella salata di Natale. Questo è l'impasto di pasta brisè di cui ho raddoppiato le dosi della ricetta e lo divido a metà. Stendo entrambi con l'aiuto di un mattarello tra due foglie di carta forno formando due dischi. Cospargo la superficie di uno con il pangrattato. Verso la farcia al salmone. La distribuisco uniformemente. Aggiungo la mozzarella tagliata a dadini. Copro con l'altro disco di pasta brisè. Sigillo per bene i bordi con le dita. Metto al centro un bicchiere e pratico dei tagli seguendo una croce immaginaria. Poi incido altri 4 tagli, dividendo perfettamente a metà gli spicchi ricavati. Infine pratico un taglio al centro di ogni spicchio ottenuto e in totale dovrò avere 16 strisce. Procedo poi con 2 strisce per volta. Presso ogni striscia in modo che non esca fuori il ripieno. Le giro verso l'esterno appiattendo il punto di attacco al cerchio per evitare strappi. Unisco i due lembi, pizzico alle punte per dare la forma appuntita all'estremità. Con un coltello incido senza tagliare una serie di linee che portano verso il centro per ricordare una stella. Spennello la superficie con il tuorlo in modo uniforme. Cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti ed eccola qui, non è spettacolare, ricordati che si può anche usare come centrotavola. Se la ricetta ti è piaciuta regalami un like, condividila sui social ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. A presto, bacioni!